Se l'obiettivo è lo sviluppo del talento nelle giovani generazioni, FBK lo ha centrato. Sì, perché FBK è diventata una scuola speciale per centinaia di studenti che partecipano ogni anno al grande progetto FBK Junior di alternanza scuola-lavoro. Lo scorso ottobre, nella sede di Povo, si è tenuto l'evento di chiusura del programma dei tirocini estivi. Durante l'estate scorsa 85 studenti provenienti da 22 scuole si sono impegnati nelle attività di ricerca fianco a fianco con gli scienziati della FBK. All'attivazione dei ventricoli e l'onda T alla ripolarizzazione. Successivamente applichiamo queste rilevazioni al segnale filtrato e questo è il complesso. Qui possiamo vedere mentre il secondo riduce il rumore a bassa frequenza, l'ultimo invece è un filtro. I migliori tre lavori sono stati premiati da una giuria e presentati davanti al numeroso pubblico di studenti e di insegnanti. Io ho avuto la fortuna di poter visitare i laboratori del FBK, soprattutto nell'ambito dei sensori. Questi sensori che cosa servono? Servono ad individuare il gas presenti nell'aria e io mi sono occupata soprattutto di un sensore che rileva il monossido di carbonio, tossico per l'uomo, e quindi se si riesce a rilevare si riusciranno anche a salvare delle vite. La mia esperienza di stage qua a FBK è stata veramente una grande opportunità per me, non solo come esperienza in ambito lavorativo, che tra l'altro potrà diventare la mia applicazione in futuro, ma anche come crescita personale. Ciò che mi è veramente piaciuto è il fatto di poter indagare su aspetti che la ricerca non aveva mai visto e scrivere effettivamente un pezzo di storia. Non abbiamo un manuale, non abbiamo una pagina di internet che ci dice quello che dobbiamo fare. Dobbiamo produrre dalla nostra testa e da quello che la logica ci porta a pensare. Il primo obiettivo era quello di far fare loro un'esperienza di lavoro in un luogo dove si lavora tutti i giorni, quindi non simulato ma reale, e a contatto con i ricercatori. Questi 85 ragazzi hanno presentato i loro lavori e una giuria ne ha selezionato 11 e adesso avranno la possibilità di fare un viaggio. La prima esperienza è un'esperienza di grandissimo interesse anche per i nostri ricercatori. Quindi questa è una bella giornata ed è una giornata che credo possa rappresentare per il Trentino un momento veramente interessante.